Il centro del Vangelo, secondo Marco, è costituito dalla professione di fede di Pietro. La troviamo narrata al capitolo 8 e precisamente al versetto 29. Dopo la prima parte del racconto in cui l'Evangelista ha mostrato il cammino dei discepoli, sordi e ciechi, incapaci di capire veramente chi sia Gesù, si colloca questo racconto centrale che costituisce il vertice della prima parte. Gesù è fuori dai confini tradizionali di Israele, al nord, nella regione di Cesarea di Filippo. E lì, insieme ai suoi discepoli, domanda quali sono le opinioni della gente nei suoi confronti. Gli altri, i lontani, quelli che conoscono Gesù in modo superficiale, esterno, che cosa dicono di lui? I discepoli riportano le opinioni correnti, opinioni che riciclano qualche cosa di già accaduto. Dicono che Gesù potrebbe essere Giovanni Battista o un profeta, uno del passato, uno come tanti altri. La seconda domanda che Gesù pone riguarda l'opinione propria dei suoi discepoli, loro che sono vissuti con Gesù, che lo hanno visto operare, lo hanno sentito parlare, hanno condiviso la sua vita. Che opinione si sono fatta di lui? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Purtroppo molti hanno l'abitudine di fondere insieme i Vangeli. E alla domanda qual è la professione di fede di Pietro, in genere si risponde con la formula presente nel Vangelo secondo Matteo. Ma adesso stiamo leggendo il Vangelo secondo Marco. E quindi è bene imparare a osservare le differenze. Non dobbiamo ricostruire un ipotetico quinto Vangelo mettendo insieme i quattro canonici. Dobbiamo rispettare ognuno dei racconti canonici e valorizzare i particolari, le particolarità di ciascuno. Se in Matteo la professione di fede di Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Marco non la riporta così. Anzi, intenzionalmente Marco distingue la professione di fede di Pietro, vertice della prima parte, rispetto alla professione di fede del centurione romano, vertice della seconda parte. Pietro dice: tu sei il Cristo. Il centurione riconosce: veramente quest'uomo era figlio di Dio. L'inizio del Vangelo, il primo versetto, che costituisce un po' il titolo e il sommario dell'opera, parla di origine della buona notizia che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. Sono due le verità da riconoscere in Gesù. Sono due titoli importanti, ma distinti. Cristo è un titolo funzionale, dice la funzione messianica, quella di re legittimo successore di Davide. A questo arrivano i discepoli in una prima fase. L'episodio immediatamente precedente a questo della confessione di Pietro è il racconto della guarigione di un cieco in due fasi. Uno strano racconto
che allude proprio alla composizione dell'intero Vangelo. Dopo il primo intervento di guarigione, quell'uomo cieco dice di vedere degli uomini perché ha l'impressione che gli alberi camminino. Non ci vede bene. Comincia a intravedere qualcosa. C'è bisogno di un secondo intervento per permettergli di avere una visione limpida che corrisponda veramente alla realtà. Così avviene per i discepoli. Sono arrivati a riconoscere che Gesù è il Cristo, il Messia, ma non è questo il vertice della fede, perché non era assolutamente chiaro in che cosa consistesse la messianicità, che cosa dovesse fare il Messia. Ognuno, infatti, aveva una sua idea. I numerosi movimenti in Israele al tempo di Gesù avevano idee diverse del Messia. In ogni caso, il termine Cristo, greco, che corrisponde all'ebraico Messia, è un termine politico che indica un re e quindi ha una pretesa di tipo civile, amministrativo, può essere utilizzato in polemica contro i romani, che sono di fatto i padroni della situazione in quel momento. Gesù non si presenta mai esplicitamente come il Cristo. Non pretende di essere riconosciuto come il Messia, perché sa che questo titolo è ambiguo, fuorviante. Lo è, ma dirlo crea più problemi che rivelazione. Difatti, Gesù reagisce all'affermazione di Pietro dicendogli severamente di non parlare di lui ad alcuno. Con severità Gesù proibisce ai discepoli di ripetere questa loro convinzione di fede, non perché è sbagliata, ma perché è ambigua, equivoca, può creare confusione. Subito dopo inizia la seconda parte del racconto. E difatti troviamo un verbo esplicito. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Questa è la prima profezia della passione. Il narratore ha lasciato una traccia del suo schema. Cominciò a insegnare. È un nuovo inizio. Questa volta Gesù non comincia ad annunciare, ma a insegnare. Sono le due sfumature che gli evangelisti danno alle due fasi della missione di Gesù. Dapprima è un annuncio pubblico, tecnicamente si chiama kerygma, è il momento della proclamazione del regno con i grandi segni con cui Gesù vuole rendere credibile il proprio annuncio. La seconda parte invece è didascalica, è il momento dell'insegnamento catechistico, della formazione del piccolo gruppo che si è formato intorno a lui, di quelli che lo riconoscono e lo accettano come Messia.
ma sono proprio loro che hanno bisogno di ulteriore formazione, perché devono capire che il compito del Messia è morire. Inimmaginabile. Nessuno dei movimenti presenti in Israele al tempo di Gesù sosteneva una cosa del genere. Sognavano un Messia conquistatore, militare, buon governatore politico, amministratore sociale, riformatore della religione, profeta capace di spiegare bene le regole nuove, ma che il compito fondamentale del Messia fosse dare la vita non rientrava negli schemi umani. E qui è la rivelazione sconvolgente. Gesù adopera per parlare di sé il termine figlio dell'uomo. È un termine che a noi dice poco, anzi rischia di dire il contrario di quel che significa. Figlio dell'uomo non vuol dire uomo, vuol dire figura sovrumana, perché fa riferimento ad un termine aramaico adoperato da Daniele, un libro dell'Antico Testamento, in cui in contrapposizione a quattro bestie si presenta la figura simbolica di un figlio di uomo, a cui Dio, l'antico di giorni, consegna tutto il potere, la gloria e il regno. Il figlio dell'uomo è un personaggio glorioso, trascendente, uno che viene sulle nubi del cielo. Un personaggio dell'altro mondo, quindi glorioso, potente. È paradossale però che Gesù dica il figlio dell'uomo, cioè io, deve andare a Gerusalemme e lì essere ucciso. Il figlio dell'uomo è un personaggio glorioso che viene sulle nubi del cielo. Non può essere preso, arrestato, rifiutato e ucciso. Gesù cominciò a insegnare che il figlio dell'uomo, della tradizione apocalittica di Daniele, si identifica con il servo sofferente della tradizione profetica di Isaia. Nella stessa persona di Gesù si realizzano queste antiche parole. Gesù è un personaggio dell'altro mondo, glorioso, è il Signore, anche se è veramente uomo, ed è il Messia di Israele, ma il suo compito è quello di essere rifiutato. Cioè, lui sa benissimo che questo annuncio che sta portando, questa rivelazione piena e matura di Dio, non sarà gradita alle autorità religiose, le quali faranno di tutto per farlo tacere. Gesù sa che la sua predicazione verrà ostacolata e che se lui non cambierà, lo sopprimeranno. Potrebbe rimanere in Galilea e crearsi un movimento autonomo, e invece vuole andare a Gerusalemme. Deve andare a Gerusalemme, deve confrontarsi con la realtà, non fugge, non si isola, non crea qualche cosa di alternativo per conto proprio, si confronta concretamente con la storia, con coloro che comandano, e si rende conto saggiamente, prevedendo, che questo incontro diventerà uno scontro, che le autorità non lo accetteranno, lo rifiuteranno. L'obiettivo non è morire, l'obiettivo è annunciare veramente questa parola di Dio. Però Gesù si rende conto che questo annuncio non verrà accolto e che lo porterà ad una morte tragica. Gesù potrebbe cambiare idea, potrebbe
ricredersi, ritrattare, moderare i termini, non andare a Gerusalemme, fare un compromesso con il potere. Beh, di modi per aggiustare la situazione avrebbe potuto trovarne molti, ma nessuno era quello coerente con l'agire di Dio. E Gesù è il figlio trasparenza del Padre e non accetta compromessi, si fida totalmente di Dio anche se sa in partenza che questo gli costerà la vita. Questo è il senso delle profezie. Per tre volte durante questo itinerario Gesù ripete esplicitamente la propria consapevolezza che a Gerusalemme capiterà una tragedia, ci sarà un evento disastroso. Annuncia a chiare lettere ai discepoli che a Gerusalemme lo elimineranno, lo uccideranno, ma sempre aggiunge anche la profezia della vittoria. Il terzo giorno, cioè dopo pochissimo, il figlio dell'uomo risorgerà. Tuttavia, nella mente dei discepoli, la prospettiva della risurrezione non era chiara. Potevano immaginare cosa volesse dire morte del Messia, ma la risurrezione non riuscivano a immaginarla. Lo hanno però memorizzato bene il fatto. Gesù con insistenza ha ribadito questo. La seconda parte del racconto di Marco, a partire appunto da 8:31, si può strutturare in tre momenti ben distinti. Nei capitoli 8, 9 e 10 viene narrato il viaggio verso Gerusalemme e questa sezione è scandita dai tre annunci della passione, ciascuno dei quali è seguito da un accenno di incomprensione per sottolineare come i discepoli fatichino ad accettare la prospettiva di Gesù. E perciò Gesù fa una catechesi formativa. È un momento in cui ai discepoli insegna qual è la via di Dio, qual è lo stile del Messia. Visto che loro credono che Gesù sia il Messia, hanno ragione, lo è. Ma il Messia ha queste caratteristiche che loro non concepiscono. È una formazione della mentalità. Alla fine di questo itinerario si arriva a Gerusalemme. Capitolo 11 narra l'arrivo messianico trionfale di Gesù nella città santa, a cui fanno seguito alcuni episodi di dialogo con le autorità nel Tempio, un incontro che diventa scontro polemico e culmina con l'uscita di Gesù dal Tempio e il discorso escatologico che annuncia la fine. Sono i capitoli da 11 a 13. La terza sezione di questa seconda parte del Vangelo contiene i racconti della Passione, capitoli 14 e 15, e l'annuncio della risurrezione, il compimento, come aveva detto Gesù, le cose sono andate proprio così. Il secondo vertice è quello del centurione romano che ai piedi della croce riconosce Gesù figlio di Dio, più importante che Messia. È un romano, uno della stessa razza dei destinatari del Vangelo, di
quei catecumeni di Roma che ascoltavano il racconto di Marco. Uno di loro, vedendo morire Gesù in quel modo, riconosce la sua divinità. È una grande catechesi catecumenale che conduce al battesimo, alla piena professione di fede del cristiano che riconosce in Gesù, morto e risorto, il Figlio di Dio. Non solo il Cristo della tradizione, il Re, il Figlio dell'uomo, servo sofferente, morto e risorto. Credendo in Lui in questo modo, il credente viene identificato a Cristo, viene battezzato, muore e risorge anche lui. E l'itinerario formativo proposto dall'Evangelista Marco raggiunge il suo compimento.